Allora, una prima domanda penso che mi sorge spontanea è: dopo 16 anni di appoggio incontrastato a Berlusconi, cosa è accaduto? Com'è improvvisamente vi siete riscoperti più anti-berlusconiani di quelli del PD, anche se ci vuole poco? Io sono convinto che anche in politica esistono gli individui e non le collettività, quindi ognuno paga per sé e diciamo sì, e conta per sé quel che ha fatto e per chi non ha fatto. Quindi non mi va mai di parlare per conto di strutture plurali, insomma. Quindi non accettare queste cose. Io sono una persona mentre voi un po' di berlusconismo è arrivato a un livello normativo della società tale, per cui diventava anche un problema, diciamo così, di democrazia, un giorno di gioventù non si doveva più stare zitti. Poi la politica è fatta per l'arte del reale, la destra italiana aveva quella praticabilità politica e l'ha sfruttata il più possibile. Oggi che ha più praticabilità e che è arrivato il momento delle decisioni, si è in qualche modo responsabilizzata. Detto questo, per quanto riguarda Gianfranco Fini, non va invece mai dimenticato che i suoi tentativi di scappare ancora adesso dal berlusconismo non sono di oggi, né di ieri, né dell'altro ieri, ma sono proseguiti anni dall'inizio degli anni 90. Immagino, penso ad esempio, ho fatto solo esempio importanti all'esperienza del Fantino con gli Attosini del 99, lì ho accettato il tentativo di una destra democratica, repubblicana, laica, di prendere in qualche modo il sovravvento anche numerico sul formidabile berlusconismo. È andata male, perché ovvio la politica bisogna fare i conti sia sui contenuti ma anche sui numeri, ma questo è nell'ordine delle cose. Senza fare nessun paragone, nessun confronto, non si può dimenticare come tanti ragazzi che hanno fatto sono stati eroi della resistenza in Italia alla fine della seconda guerra mondiale, erano stati fascisti e convintamente fascisti fino a qualche giorno o mese prima. Delle cose, cambiare idea e prendere decisioni hanno un valore intenso. E il settimanale L'Espresso, qualche settimana fa, in occasione del voto di fiducia, titolava in prima pagina "Fuori uno, ne rimarrà solo uno". Secondo lei, alla fine di questo scontro politico tra Berlusconi e Gianfranco Fini, veramente alla fine uno dei due contendenti soccomberà, diciamo così? Sono convinto che in realtà Berlusconi ormai è già finito. Essere la politica parlamentare, la politica diciamo così, ufficiale, che deve in qualche modo accorgersi della fine del Berlusconi e del berlusconismo. Quindi tra i due ha già vinto il confronto fini nella società e nelle scelte politiche. Berlusconi è come un ritornello E allora come si spiega che Maurizio Belpietro sul suo giornale dice che Fini invece sta calando nei sondaggi, che c'è questo fantomatico attentato che sta architettando i suoi danni per addossare la colpa a Berlusconi? No, si spiega proprio il fatto che Belpietro registra la paura che c'è ancora da parte dell'ala berlusconiana nei confronti di Gianfranco Fini. Al di là diciamo così, del passo falso del 14 dicembre, loro sanno benissimo che Fini
sull'esperienza berlusconiana, perché comunque, come dice Massimo Cacciari, i finiani al Parlamento hanno letto benissimo la prova, ma anche e soprattutto perché in questo momento le possibilità, le opportunità di alleanza dei fini si sono moltiplicate e quindi hanno, è possibile anche in occasione del voto che Fini e i suoi alleati possano sconfiggere Berlusconi. Ma quindi prevede, diciamo, uno sfondamento del partito di Fini anche nel caso di possibili, probabili elezioni anticipate a marzo? Crede che Fini possa, diciamo, sfondare completamente e arrivare alla ribalta con questo terzo polo, questa alleanza col terzo polo? Ma non so, si tratta di arrivare alla ribalta, vincere, non sono parole che non mi piacciono. Qui siamo di fronte a un passaggio storico della politica italiana. Bisogna sancire la fine del berlusconismo e questo credo che verrà fatto anche con il voto. Cioè, detto questo, non sto parlando di cifre di un movimento o dell'altro movimento, perché poi con questa legge elettorale quello che contano sono le coalizioni. Ho capito, ma come giudica il fatto che... In questo momento già così, anche forse senza terzo polo, ma sicuramente con terzo polo, il PDL più la Lega non vincerebbe al Senato, quindi insomma è chiaro che Berlusconi non farebbe più Presidente del Consiglio. Ma secondo lei può darsi che riesca a ricavare come al solito qualche parlamentare in più con qualche altro mercante, con qualche altro mercato? Si parla dell'SVP Volkspartei che sta trattando per avere una contropartita. In questo momento tecnicamente il governo Berlusconi è un governo di minoranza, perché ha avuto meno voti della maggioranza assoluta dei seggi alla Camera. Non credo che 5 o 6 deputati in più possano risolvere il problema della governabilità. Crede che Bossi staccherà la spina come nel 94? Bossi terrà la spina attaccata fin quando lo riterrà utile. Per avere giustamente la contropartita del federalismo? O comunque qualcosa che potrà spacciare come tale ai propri elettori. E un'ultima domanda, secondo lei 5 punti fondamentali che il prossimo governo, tecnico o meno che sia, dovrebbe focalizzare, dovrebbe tentare di portare all'attenzione pubblica, diciamo così? Ma guarda, io sono convinto che l'unica vera possibile rivoluzione italiana è la rivoluzione della normalità. Noi viviamo da troppi anni un bipolarismo drogato dalla contrapposizione, quindi nel momento in cui un governo depotenzia l'arma della propaganda e comincia a fare cose, diciamo, e laico realismo, poi le cose da fare sono molto più di 5. Sicuramente una riforma costituzionale che possa avviare o comunque dar vita a una fase costituente, il cercare di sanare una frattura generazionale ormai presente nella società e far ripartire l'Italia al di là dell'ideologia.